Stiamo ancora lavorando per la messa in sicurezza, la verifica delle strutture vicine a quelle del crollo per appunto capire quali sono sicure, quali potranno tornare a essere abitate e quante invece dovranno rimanere evacuate. Stiamo ancora muovendoci, rimuovendo macerie per verificare ed accertare in modo certo appunto che non ci siano altre persone coinvolte. Quante persone sono state, diciamo, tirate fuori? Ma io ho notizia, a parte la ragazza che abbiamo soccorso, una ragazza di 19 anni che abbiamo soccorso immediatamente, l'abbiamo proprio estratta dalle macerie, e poi altre due persone, un signore lungo la strada era stato coinvolto dal crollo, quindi dalle macerie, abbiamo notizia anche di un'altra persona ancora, ma non abbiamo soccorso noi, credo tre persone in tutto.